Vedo giocatori veramente che non si impegnano, ma non credo che non si stiano impegnando perché lo fanno apposta, cioè veramente questi ragazzi stanno veramente così distrutti mentalmente che non riescono neanche più a reagire. Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, ho detto il Darion, e oggi siamo qui riuniti per fare le pagelle di Cagliari-Napoli 1-1. Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale, fatelo per me, perché veramente è in questi momenti dove io mi pento di aver aperto il canale, perché ormai ho preso questo impegno e mi dispiace poi lasciarvi senza il video. Però ovviamente in momenti come questi vorrei veramente il silenzio sarebbe d'oro, perché non dovresti dire niente in questo momento, però va fatto questo, sia nel bene che nel male. Quindi iscrivetevi al canale, fatelo per me, così cresciamo. E poi attivate anche la campanella, perché così non vi perderete i miei nuovi contenuti. Altra premessa, perché io oggi voglio iniziare con una cosa importantissima, perché penso che quello che sto per dire sia più importante della partita. Penso che abbiate visto ieri che è successo sotto il post di Juan Jesus. I commenti sotto il post di Instagram sono proprio la dimostrazione di quanto l'essere umano sia un fallito. Perché io credo che, cioè, ci sono dei limiti che non vanno mai superati, no? Parliamo pur sempre di calcio, parliamo pur sempre di un gioco, perché il calcio di base è un gioco, il gioco del calcio. Certi limiti non andrebbero mai superati. Purtroppo ieri si sono stati superati, perché ieri sera io, allora, premessa importante, io non ho visto i commenti live, cioè quando ho visto il post di Juan Jesus già erano stati disabilitati i commenti, però ho visto il post di Spazio Napoli su Twitter, dove c'erano gli screen appunto di certi messaggi, e uno lo voglio far vedere perché penso che sia proprio la conferma di quanto l'essere umano certe volte possa essere una bestia, ed è questo. Questo è stato scritto sotto il post di Juan Jesus, e tra l'altro c'è anche un mi piace, ecco, quindi parliamo di due bestie in questo caso. E io in questo caso, sapete, mi dispiace che sia stato censurato il nome e l'immagine di chi ha scritto questo commento, perché questo qua secondo me andava preso e arrestato. Vi dico proprio la sincera verità. Perché parliamo di uno sport, parliamo di un gioco, parliamo di esseri umani. Juan Jesus ha fatto la cazzata ieri. Purtroppo, cioè, l'ha fatta, ma questo non vuol dire arrivare a una roba del genere. Il tifoso ci sta che a caldo sia incazzato. Pure io ieri stavo incazzato. E già ieri, quando ho detto che questi ragazzi non hanno una dignità, io già là mi sentivo un po' in colpa, cioè onestamente, perché poi, cioè, devi essere bravo per rimanere comunque calmo e lucido subito dopo una partita del genere, però non mi sognerei mai di dire una roba del genere, ok? Cioè io quando parlo di dignità resto comunque circoscritto a un contesto, non, cioè, io non mi permetterei mai di venire in un video a dire certe cose. Ci sono dei limiti invalicabili, e purtroppo questo non è successo ieri. Juan Jesus, ragazzi, io lo ripeterò all'infinito, perché va ribadito più volte, perché sennò poi passa il messaggio che io lo difendo a spada tratta. In questo caso lo difendo, ovviamente, perché non si possono arrivare a certi commenti. Juan Jesus nel Napoli, nel mio Napoli ideale. Poi bisogna vedere se il mio Napoli ideale coincide con Napoli che pensa De Laurentiis, perché sarebbe una bella domanda. Nel mio Napoli ideale, Juan Jesus sarebbe un ottimo quarto centrale, perché comunque ha una certa esperienza, c'ha 100 e passa presenze in Serie A, quindi non è l'ultimo arrivato. È un leader, è un giocatore proprio che ha il carisma, che in uno spogliatoio secondo me è fondamentale. Ma è un quarto. Già che mi dite che farebbe la terza scelta, già comincia a storcere il naso. Pensate, cioè, Juan Jesus si è ritrovato, per colpa di qualcuno, a essere il sostituto di Kim.
Perché i numeri parlano. Juan Jesus è insieme a Rachmani il difensore più usato in questa stagione. Quindi a tutti gli effetti Juan Jesus è il sostituto di Kim. E sappiamo benissimo chi ha permesso questo. Io fino a una certa posso prendermela con lui. Già vi dico che nella pagella lui diventa il peggiore in campo. L'errore è palese e non è giustificabile. Juan Jesus nel Napoli non dovrebbe essere il titolare. Quantomeno non dovrebbe giocarle quasi tutte, magari ogni tanto, come faceva l'anno scorso, ma non titolarissimo. Però sappiamo bene come siamo arrivati a questa situazione. Quindi mi dispiace veramente tanto che abbiano censurato il nome di questa bestia, perché meritava l'arresto, secondo me, sta persona. Comunque, e tutti quelli che mettono il mi piace a questi commenti. Comunque, detto questo, andiamo a parlare della partita. Quindi andiamo all'analisi dei numeri freddi. Ecco, allora, SofaScore come sempre, l'attacco momentum, ragazzi, penso che sia abbastanza chiaro. Primo tempo, diciamo che è stato più pericoloso il Cagliari nella prima metà, poi nella seconda metà esce un po' fuori il Napoli, ma nel primo tempo c'è veramente pochissimo da commentare, da analizzare. Perché alla fine i numeri parlano di un tiro di Raspadori da fuori area. Poi per il resto, ragazzi, giusto il salvataggio di Olivera su un cross per la Padula. Poi basta, questo è stato il primo tempo. Nel secondo c'è stato sicuramente più movimento. C'è il gol di Osimhen che arriva da una pressione alta di Raspadori su Augello. E poi c'è il gol di Luvumbo. Questa è stata la partita, molto, molto lineare. Per quanto riguarda le statistiche, ragazzi, il Napoli crea un XG di 1.29, però in questo caso voglio farvi vedere il primo tempo. Ragazzi, a fine primo tempo un XG di 0.06. 0.06, cioè quasi 0. Il Cagliari 0.35. Vorrei fermarmi qua, onestamente. Però il possesso palla, cioè, meno male che Cazzona nel post partita non si è messo a parlare del possesso palla. Cioè, quasi ci fosse stato Mazzarri, ma sicuro l'avrebbe detto. Abbiamo fatto il 70% di possesso palla. Meno male che non l'ha detto. Questi XG, diciamo che alla fine sono tutti XG che arrivano nel secondo tempo. Giusto per curiosità, vediamo il gol di Osimhen quanto era, ma penso che sia un XG abbastanza alto. È 0.58, perché comunque stava a porta vuota. E tra l'altro Osimhen fa un gol di faccia, perché proprio il pallone gli va in faccia, non è manco un colpo di testa. La metà degli XG è il gol di Osimhen. 9 tiri, 4 in porta. Poi onestamente, quando io ho letto 70% di possesso palla, non ci c'è, cioè, dice, com'è possibile? Che a me la sensazione era che fosse sempre il Cagliari a tenere il pallone, non so se avete avuto anche voi questa sensazione, ma io questo 70% di possesso palla non me lo riesco ancora a spiegare. Grandi occasioni da rete mancate, una, io direi anche due, perché sappiamo benissimo quei due non passaggi di Simeone e Politano nel finale. Passaggi 590, precisione 83%, siamo leggermente al di sotto della media standard del Napoli. Palle lunghe 56, mandate a buon fine solo 19, cross 6 su 12, si è meglio, decisamente meglio qui rispetto al Barcellona. Palle perse 143 a 150. Vediamo per curiosità l'XG di Luvumbo 0.20, quindi era un gol anche abbastanza complicato, perché lì giustamente, ragazzi, cioè, quel gol nasce perché Juan Jesus sbaglia proprio un concetto fondamentale del difensore. Comunque, andiamo a vedere adesso le posizioni medie, perché secondo me è interessante. Allora, innanzitutto guardate il Cagliari, guardate quanta gente supera la metà campo, e sono praticamente 7. Quindi di conseguenza il Napoli sta maggiormente nella sua metà campo. Infatti, potete vedere, ne abbiamo 3 oltre, e Anghissa e Zielinski che stanno, diciamo, sulla linea. Però diciamo che sono posizioni medie, comunque, che ti fanno pensare a un Napoli che comunque è stato ordinato, cioè è tutto abbastanza chiaro. I terzini danno l'ampiezza, Olivera a sinistra, Mazzocchi a destra. Poi tra l'altro Olivera mi è piaciuto molto. Ieri si infilava tanto negli half space, cioè attaccava spesso il mezzo spazio, lo trovavamo dentro l'area di rigore avversaria, e in un paio di occasioni poteva essere anche pericoloso.
I tre centrocampisti, ecco, è mancato l'inserimento dei centro delle mezzali, perché guardate, Zielinski non entra quasi mai nell'area di rigore avversaria, così come Anghissà, cioè Anghissà non c'è entrato proprio nell'area di rigore avversaria. Kvara, il più avanzato dei nostri giocatori, ma anche lui, vedete che comunque, cioè, non c'è stato l'attacco all'area di rigore avversaria, né dalle mezzali, Kvara veramente poco, Raspadori più o meno. Cioè, soltanto Osimhen occupava l'area di rigore avversaria in modo sistematico. Tutti gli altri. È mancato questo. L'invasione dell'area avversaria. Non c'è stata quasi mai accezione di Osimhen. Però vedete comunque che Kvara e Raspadori sono molto, molto centrali. Poi sì, vabbè, la heatmap ci fa vedere comunque loro di partenza erano centrali, ma alla fine andavano sempre sugli esterni. Perché comunque Kvara, la heatmap ce l'ha sempre. Vedete, è tutto sulla fascia. Raspadori, idem. Invece i terzini erano quelli che attaccavano internamente, quindi esterni sulle fasce, terzini che si sovrappongono internamente. Calzona delle modifiche e dei miglioramenti le sta portando, ok? Il problema è sempre quello, ragazzi, la testa conta più dei piedi e penso che ieri lo abbiamo visto. Finché la testa non si svuoterà, finché la testa non verrà liberata da queste scorie radioattive che questi giocatori hanno, difficilmente ci riprenderemo. Per quanto riguarda le statistiche singole, vediamo giusto la classifica dei tocchi. Rachmani il più cercato, 101 tocchi. Poi subito dopo Juan Jesus, quindi i due centrali sono stati quelli che hanno toccato più palloni. Poi Oliveira, Anguissa, Zielinski e tutti gli altri. Vediamo un po' Osimhen, ragazzi, 18 palloni toccati, isolato, isolato. E questo si collega appunto a quello che vi ho detto prima, cioè tolto Osimhen non attaccavano mai l'area di rigore avversaria. Fatico anche a commentare, ragazzi, fatico anche a commentare quello che si è visto onestamente. Rachmani, giocatore con la percentuale di passaggi più alta, seguito da Juan Jesus, però vedete 12 passaggi sbagliati sono comunque tantini. Anguissa ne ha sbagliati 11. Lobotka 40, cioè Lobotka 78% di precisione passaggi. Ti fa capire, no? Cioè, Lobotka è uno che comunque non scendeva quasi mai sotto il 90%. Questo è quanto per quanto riguarda l'analisi dei numeri freddi. Andiamo adesso alle pagelle. Allora, ragazzi, le pagelle ovviamente non possono essere positive. Ho messo come voto massimo il 6. Ho messo il 6 giusto a quelli che hanno provato a fare qualcosa e che ci hanno messo un po' più di voglia, di grinta, perché come ho detto ieri, io comunque vedo da questo gruppo, non dico una resa, cioè vedo giocatori veramente che non si impegnano, ma non credo che non si stiano impegnando perché lo fanno apposta, cioè veramente questi ragazzi stanno veramente così distrutti mentalmente che non riescono neanche più a reagire. Ed è qui che entra in gioco il mio "ma c'avete una dignità", perché cioè quando tu ormai sei sul fondo, non puoi veramente non puoi far altro che risalire. Io penso che lì, cioè, comunque tu c'hai uno scudetto sul petto, dovresti avere un vuoto d'orgoglio e dire: cazzo, ma noi siamo quelli che hanno vinto, che abbiamo vinto lo scudetto ieri dominando tutti. Cazzo, dobbiamo reagire, dobbiamo cacciare fuori le palle. Io questo intendo quando parlo di mancanza di dignità. Invece questi ragazzi si stanno facendo veramente trasportare, si stanno facendo sopraffare da questo tsunami che ci sta praticamente distruggendo ormai da mesi. E questa è la cosa che mi dispiace più di tutto. Sti ragazzi non reagiscono. Questo mi dispiace. Comunque, Meret 6. È stato abbastanza difficile fare la pagella su Meret perché su quell'uscita dove Luvumbo butta fuori la palla a porta vuota, lì comunque l'uscita la fa. E non credo che sia stato l'errore di Meret, ma più che altro, se voi vedete l'azione, secondo me lì l'errore è più che altro di Rachmani, perché Rachmani inizialmente stava marcando Luvumbo, no? Poi Juan Jesus esce, cioè Meret, scusate, Meret esce su Juan Jesus. Diciamo che forse c'è stata anche mancanza di comunicazione. Si fa male. Nel frattempo la palla va a finire su Luvumbo e se voi vedete Rachmani, no, sta piantato lì a guardare la palla che cade. Poi dopo, quando ormai è troppo tardi, si accorge che la palla sta andando da Luvumbo e non fa niente. Olivera ha accennato, ha provato a contrastare Luvumbo, ma proprio dal punto di vista dello spazio, dei metri, era quasi impossibile. Quindi lì, secondo me,
più una disattenzione di Rachmani, onestamente. Poi sul gol, ragazzi, là tanti dicono Meret doveva uscire. Non lo so, ragazzi, lo sappiamo, Meret non è uno che esce. Lì, veramente, lì, secondo me, è soltanto un errore di Juan Jesus. Cioè, ragazzi, quella palla che Dossena butta in avanti, ma era leggibilissima. Cioè, io veramente non mi spiego come ha fatto Juan Jesus a non buttare via quella palla. Non so proprio cosa ci aveva in testa in quel momento, ma io lì non mi sento di dar colpe a Meret. Anzi, anche lì, secondo me, una colpa ce l'ha anche Rachmani, perché se voi vi vedete il replay, è Rachmani che tiene in gioco Luvumbo. Cioè, se Rachmani avesse tenuto la linea insieme agli altri, Luvumbo sarebbe stato in fuorigioco. Non darei colpe a Meret, onestamente, per la partita di ieri. Meret non fa parate, perché alla fine, ragazzi, il Cagliari non ha fatto tutte queste grandi occasioni, ok? Quindi io il 6 glielo do. Mazzocchi 5, ragazzi. Mazzocchi veramente ieri ha sofferto come un dannato Luvumbo. Cioè, veramente il Cagliari sul lato di Mazzocchi m'attaccava con una facilità proprio disarmante. Ha perso proprio per distacco, come a qualcuno piace dire. Ha perso per distacco il duello con Luvumbo. Poi di Mazzocchi ricordo un tiro che è tirato al quinto anello di San Siro. Ecco, questa è stata la partita di Mazzocchi. Rachmani 5,5, perché per me sulla disattenzione, cioè, c'è una disattenzione su Luvumbo di testa a porta vuota, e poi sul gol di Luvumbo nel finale lui è basso rispetto alla linea difensiva e quindi tiene in gioco Luvumbo. Juan Jesus mi dispiace, 5, e si conta del peggiore in campo con Politano e Simeone. Penso che il motivo sia abbastanza chiaro. Olivera 6. Olivera non mi è dispiaciuto. Come ho detto prima, si buttava spesso nel mezzo spazio. Ricordo nel primo tempo al 22esimo un salvataggio sulla Padula, che arriva questo cross basso dalla sinistra, e Olivera sporca quel cross impedendo alla Padula di tirare in porta. Quindi la partita, secondo me, di Olivera è stata sufficiente 6. Lobotka 6. Non so se l'ho mai detto, però Lobotka è il mio amore. Cioè, se qualcuno mi dicesse: tu per quale giocatore hai un debole? Per due. Lobotka e Kvara. Fatico, ecco, a dare dei brutti voti a questi due ragazzi. Lobotka 6, raga, fa un tiro da fuori area nel secondo tempo che tipo stavo per urlare quando l'ho visto. Sui passaggi è stato, come abbiamo visto prima, poco preciso. Però onestamente non riesco a dargli un voto negativo, raga. Forse qua sono un po' di parte, però Lobotka è uno dei pochi, veramente, che è una delle poche certezze da cui partire l'anno prossimo. Ve lo dico, ecco, quindi il 6 io lo voglio dare. Anguissa 5,5, come sempre. Anguissa stacca e attacca. Primo tempo e secondo si riprende un pochettino. Però, raga, Anguissa, ecco, Anguissa, io ci voglio fare un video su questa cosa, su chi ripartire e su chi cedere la prossima estate. Lo voglio fare, però penso lo farò dopo Napoli, dopo Sassuolo Napoli. Io Anguissa è uno di quelli che cederei. Preferisco uno più scarso, ma che è applicato per 90 minuti e per più partite di fila. Questo è il problema di Anguissa. Zielinski 5, Casper, ecco, andrebbe chiamato Casper in questo momento Zielinski. Io lo ripeto, cioè, se Zielinski resta con la testa giusta, per me può anche giocare, perché Zielinski rimane comunque nella top 3 dei giocatori più qualitativi che abbiamo in rosa, però ieri non ha dimostrato di essere con la testa, quindi per me non va assolutamente bene. Davanti, Raspadori, ragazzi, il 6 se lo piglia, perché Raspadori è quello che provoca il gol di Osimhen. Fa questa aggressione alta su Augello, una delle pochissime di ieri. È uno dei pochi che ci ha messo comunque la voglia e che ha dimostrato di volerla andare a vincere questa partita. Fa l'assist per Osimhen. Mi è piaciuto anche dal punto di vista della copertura. Non mi convince questa sua posizione di ala destra, onestamente. Però nel complesso la partita, la sufficienza se la porta a casa. Kvara 5,5, ragazzi. Kvara è la seconda volta di fila dove è quasi nullo. Ha fatto leggermente meglio rispetto al Barcellona, perché qualche dribbling in più l'ha tentato. Ne ha fatti 5. Qualche cross, un passaggio chiave, quindi qualcosina in più rispetto al Barcellona l'ha fatto. Però siamo lontani da quel Kvara che fino a Verona era l'unica luce in questa oscurità, e questa luce si sta pian pianino spegnendo. Ecco, quindi attenzione, anche oggi secondo me la sostituzione
Ci stava. E poi, ragazzi, Osimhen 6 perché fa il gol. Però, cioè, Osimhen mi verrebbe quasi da dire senza voto perché veramente tocca pochissimi palloni. Lo hanno cercato veramente pochissimo. C'ho ancora in mente quel doppio palo di Osimhen. Meno male che lì era fuori gioco. Perché, ragazzi, ve lo dico subito: se quel doppio palo di Osimhen fosse stato regolare, il voto sarebbe sceso. Per quanto riguarda i sostituti, raga, vabbè, mi tengo i peggiori per loop alla fine. Ostigard senza voto, entra al posto di Mazzocchi, ma fa pochissimi minuti e pochissimi tocchi. Kajust 5,5. Nistrom 5,5, anche lui. Cioè, i cambi, ragazzi, i cambi sono stati peggiorativi. Purtroppo è andata così. Simeone e Politano a mani basse si condividono la palma di peggiore in campo insieme a Juan Jesus, perché alla fine il loro eccesso di egoismo ha influito in negativo sulla partita, perché sì, noi abbiamo pareggiato per l'errore di Juan Jesus, ma noi abbiamo pareggiato anche perché Politano e Simeone non hanno alzato la testa e hanno visto il compagno più libero. Se Politano alza la testa e vede Simeone sul secondo palo totalmente solo, l'abbassa un passaggio basso e 2-0, la partita è finita. Se Simeone alza la testa e vede Lindstrom sul secondo palo tutto solo, la fa il passaggio 2-0, la partita è finita. Ecco qui, sapete, mi viene in mente quella frase di Spalletti. Non ricordo precise le parole, però disse: quando i risultati non ci sono, il noi lascia spazio all'io. Cioè, i compagni hanno inconsciamente meno fiducia nel compagno più vicino. Quindi, testa bassa, non vedono più niente e fanno cose che non dovrebbero fare. Questa non è più squadra, cioè il noi sta facendo spazio all'io ed è tutto, secondo me, un problema mentale. Cioè si collega tutto alle parole di Calzone nel finale, cioè nel post partita. Calzone per me si prende 6 meno perché due cose non mi sono piaciute onestamente. Allora, una frase nel post partita perché lui a una certa dice: oggi c'era vento e un campo non in buone condizioni, ma non devono essere alibi. Cioè, se non devono essere alibi, non dirle proprio allora. Cioè, mi sembrava molto una scusa, onestamente. Sta frase non mi è piaciuta. Poi, per il resto, ha detto cose giuste. Dovevamo gestire meglio la palla calciata da molto lontano. È una cosa che mi fa arrabbiare molto. Quindi, quando hai palla, la butti via così. Lo disse anche nella conferenza col Barcellona. Cioè, quando il difensore spazza la palla, per me è un fallimento. Dobbiamo migliorare la gestione della palla. Nel primo tempo tante palle perse in uscita, ed è vero, non riusciamo mai a ripartire. Cosa positiva è l'ordine. E su questo sono d'accordo, perché ragazzi, anche se voi vedete l'azione del tiro di Raspadori nel primo tempo da fuori area, lì comunque vedi delle giocate ordinate e vedi che c'è un qualcosa costruito. Cioè, il tiro di Raspadori non è figlio del caso, ma è figlio di una cosa che si fa in allenamento, che è costruita, che è pensata, ok? Calzona secondo me le sta facendo delle modifiche. Il problema però è sempre questo, raga, la testa, e lo dice anche Calzona. Per lui non è un problema fisico perché non ha visto crampi, ma è più che altro un problema mentale. Dobbiamo restare in partita e fare più movimento. Ecco un'altra cosa: staticità. Specialmente nel primo tempo, ragazzi, i giocatori erano quasi fermi, non c'erano movimenti. Abbiamo iniziato ad essere più squadra, non lo ma lo facciamo solo a tratti. Ok? Quindi questo è un po' quello che ha detto Calzone. E poi, vabbè, sul quarto posto ha detto che è lontano, ma ci sono altre competizioni che sono meno lontane, quindi la Conference League, per esempio. Fino a che la matematica non ci condanna, dobbiamo aspirare ad arrivare il più lontano possibile. Io, più che matematica che non ci condanna, cioè, secondo me in questo caso la matematica è soltanto una pura illusione. Perché io veramente, io questo Napoli fatico a vederlo a fine stagione in Europa. E lo so che sto dicendo una cosa che va contro quello che dissi negli ultimi tempi, però ragazzi, tu dovevi fare il filotto già da adesso. Tu già ieri dovevi vincere. Dice a mercoledì andiamo a giocare col Sassuolo, che il Sassuolo sta ucciso più di noi. Ma in questo momento veramente saremmo, cioè, noi siamo capaci mercoledì di dare 3 punti a Bigica. Perché in questo momento potremmo perdere con chiunque. E Calzona può fare tutti gli interventi che può, ma sti ragazzi ormai c'hanno delle scorie mentali che io temo che non si possano più togliere. Ed è qui mi collego a quello che ho detto prima, cioè io a questo punto, visto che ormai non dico che ci aspettano 12 amichevoli, però appena possibile, cioè faccio una richiesta a Calzona, vorrei vedere il prima possibile facce nuove.
Cioè, a questo punto voglio vedere un po' di più Nathan, voglio vedere un po' di più Ostigard, voglio vedere un po' di più Traoré, voglio vedere un po' di più Gonjo, voglio vedere un po' più Raspadori, cioè voglio vedere gente che può essere il futuro. Cominciamo, ecco, a fare programmazione già in vista dell'anno prossimo. Cominciamo a vedere chi può darci una mano già la prossima stagione. Questo chiedo a Calzona, perché no, mo, tutti quanti Nathan è un bidone. Ragazzi, però Nathan, se non lo vediamo giocare con continuità, cioè tutti gli acquisti nuovi fatti quest'estate per me sono ingiudicabili, perché comunque sono stati travolti dalla stagione che stiamo vivendo. Il Nathan della situazione per me, per essere valutato bene, secondo me, bisogna aspettare innanzitutto una situazione un po' più tranquilla, un allenatore che può plasmarlo bene, e secondo me Calzona è uno di quegli allenatori, però di base stiamo vivendo un periodo dove tu, dove veramente ti va male tutto. Tu se già vuoi lavorare in ottica giugno, dovresti già adesso valutare per giugno, come ho detto prima. Ah, poi un'ultima cosa su Calzona, ragazzi. Prima del cambio di Ostigard, Juan Jesus stava giocando gli ultimi minuti, non dico da infortunato, ma aveva un problemino. E Calzona mette Ostigard al posto di Mazzocchi. Ora, mo col senno del poi è facile, però non sarebbe stato meglio mettere Ostigard al centro e Juan Jesus sulla fascia? Perché comunque Ostigard sui colpi di testa è uno dei migliori che abbiamo. E magari su quella palla sul di Luvumbo, magari ci avrebbe messo la testa e avrebbe spazzato via. Ecco, solo, però ripeto, col senno del poi è facile. Però pure il cambio Cajuste, Zielinski, mi sono sembrati dei cambi più di contenimento, più di difesa che di offesa, ecco. Quindi io per esempio avrei messo Traoré per tenere un po' più alta la squadra e per non dare possibilità al Cagliari comunque di buttare questa palla in avanti. Però, raga, come dissi ieri, non possiamo prendercela con Calzona, onestamente. Quindi, questo è quanto. Ragazzi, il video sarà uscito abbastanza lungo, me ne rendo conto. Però, sapete, cioè, io quando parlo, quando ho il flusso di coscienza, devo dire le cose. Quindi, se siete arrivati fino alla fine, mettete l'emoji della preghiera, ecco, le emoji della preghiera, perché noi questo dobbiamo fare in questo momento, pregare. Quindi ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, scrivetemi un po' le vostre pagelle, scrivetemi un po' le vostre riflessioni, le vostre un qualcosa, scrivetemi qualcosa. E quindi niente, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, ragazzi, che mi aiutate a, cioè, aiutate questo progetto a crescere. Cliccate poi la campanella per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Domani è già partita, è già vigilia. Vediamo se spallerà domani Calzona, se ci sarà la conferenza stampa. Forza Napoli, sempre e comunque, con il Napoli primo, con il Napoli decimo, con il Napoli ventesimo. Le cose che vi ho detto a inizio video, c'è un limite a tutto e che non andrebbe mai valicato se sei uomo.